protagonista, che appunto è Pietro Paladini, in realtà è un uomo di 50 anni che fa una vita tutta diversa da quella che faceva Pietro Paladini in Caos Calmo. Ha cambiato città, sta a Roma, che è la sua città, e ha cresciuto questa figlia meglio che ha potuto, cercando una vita più semplice di quella che faceva a Milano e che era finita in quel modo, tragicamente, per via dello shock, del lutto, ma anche poi malamente con tutta quella vicenda che era sullo sfondo, ma che gli dava lavoro, cioè grandi fusioni. È andato a cercare una vita più piccina e per 9 anni, almeno per come se la racconta lui, le cose sono andate bene. Però in effetti bene non andavano, perché nel giro di 24 ore quest'uomo si trova a vivere una situazione completamente opposta, il contrario esatto di Caos Calmo, cioè deve scappare, non sa se è ricercato dalla polizia perché il socio con cui lavorava ha combinato un guaio grosso, ma lui non sa neanche che guaio ha combinato, e poi la figlia non c'è più, è andata via da casa improvvisamente, ha 18 anni, è scappata forse, non si sa, e questo si ritrova a vivere una condizione di fuggiasco senza essere minimamente preparato, ma scoprendo però via via, casualmente, con una serie di improvvisazioni, perché se io dovessi scappare domani non è che sarei preparato a fare le cose secondo una logica e mi improvviserei, e però piano piano si accorge che questo è un suo ritorno a se stesso, una specie di egira, il viaggio sacro di Maometto verso l'origine, perché per quanto casuale sembri tutto questo concentrarsi di contrattempi o di disgrazie nelle ultime ore, però in realtà sembra esserci un disegno, un disvelamento, diciamo, di ciò che evidentemente, e già in Caos Calmo evidentemente, lui tendeva a rimuovere o a non vedere. Perché non è esattamente un sequel, perché sono passati quasi 10 anni, io sono rimasto molto affezionato a Pietro Paladini, perché è un tipo di personaggio, diciamo, è l'ideale, è una specie di cartina di tornasole, è l'ideale per trovarci dentro, anche a sua insaputa, delle cose che sono abbastanza, o almeno secondo me, sono abbastanza comuni del suo tempo. È un personaggio che non è particolarmente brillante, non è però nemmeno, non appartiene al peggio della sua epoca, perché almeno mentalmente riesce a distinguere il bene dal male, è animato da un desiderio di normalità che oggi possiamo definire quasi rivoluzionario, quando invece le persone si arrabattano per avere privilegi, e quindi c'è anche una tensione morale, poi però ha delle debolezze, soprattutto ha questa tendenza appunto alla rimozione, per semplificare un po' le cose complicate che si trova a dover vivere, che credo sia molto comune a tutti noi. E Paladini, anche dopo, diciamo, nell'iconografia è Nanni Moretti, no? E però anche dopo quella interpretazione, beh, insomma, quasi mi sembra che sia un personaggio vero, vivente, e non mi sembrava il caso di inventarmene un altro per evitare quel rischio. Vabbè, si rischia.